Bentrovati a questa nuova puntata di Cocktail Botero. Oggi siamo a Macerata, per la precisione, nelle Marche addirittura, con Roberta Fiorito, artista, street artist e tanto altro in realtà, ma adesso non diciamo tutto subito. E, come va innanzitutto? Tutto bene. Alla grande. No, alla grande è un'esagerazione, però tutto bene. Ok, alla modesta. Sì, viene da pensare che adesso in questo momento la registrazione purtroppo non può prendere i profumi di questo laboratorio, nel senso a me mi entrano proprio nel cervello. Ti piace l'odore dell'acquaraggio, allora, tantissimo. Sì, ma è una cosa di famiglia. Io, insomma, stando in campagna comunque acquaraggio, benzina, cose, nafta era proprio Certo. all'ordine del giorno, è una cosa, sai, l'imprinting, no? È quella roba lì. Siamo a Macerata, però non sei maceratese. No, io sono della provincia di Cosenza. Ok, che spieghiamo per i non sapienti di geografia, comunque si trova in Calabria, Sì, insomma. E per nord chi non sa dove Tirreno. sta la Calabria è un problema. Signori, va bene. Dunque, io la prima cosa che volevo chiederti è una cosa in realtà che nasce da un fatto che mi ha colpito e che è questo qui che sto per dire, ovvero che il progetto Coeva, che racchiude anche questo podcast, nasce per mettere insieme basicamente arte e architettura, però in generale l'interdisciplinarietà, l'incontro di discipline diverse. Tu sei un artista, ma anche un architetto, un'architetta. Sì, che è tutto un caso, perché ad oggi se qualcuno mi chiede perché ti sei iscritta alla facoltà di architettura, non lo so, istinto, una certa passione per ciò che è l'architettura, soprattutto per quello che è il mondo dell'interior design, però contemporaneamente io ho sempre dipinto e quindi sono stata sempre convinta che in realtà poi arte e architettura sono lì. Convivono, un buon architetto è un artista a suo modo, è un artista che si vuole approcciare a un discorso che è quello delle tele e basta, deve avere anche un'infarinatura di architettura per intervenire su quello che è poi l'ambiente esterno, cioè il fatto che l'opera deve dialogare, non è un museo, non è un ambiente artificiale in cui l'opera viene calata. Possiamo dire, diciamo, che comunque studiare un po' l'architettura è come dire, educarsi un po' anche alla complessità, diciamo, no? Quindi il contesto, come Certamente, giustamente ma stavi il bello dicendo. dell'architettura, secondo me, è questo che abbraccia tante discipline diverse che poi nella realtà non sono affatto scollegate fra di loro. Ok, quindi volendo prendersi un po' in giro potremmo dire direttamente che Coeva è architettura, Sì, è diciamo, architettura, senza ma farla tanto, no? sì, se l'architettura è intesa da questo punto di vista, sì, ma in fondo l'esame di composizione, che sia composizione architettonica, che sia composizione artistica, fondamentalmente si basa sugli stessi principi. La composizione si è fatta di regole, La teoria quindi del colore si rapporti. studia in Accademia di Belle Arti, ma non è un Sì, si qualcosa che un studia in architetto può non biofisica. sapere. Dunque, quindi tu non hai memoria di te che non hai un foglio davanti, una tela No, davanti, no, non no? ce Una l'ho. cosa. Mia madre conserva gelosamente i disegni che io facevo a 3 anni. Quindi Anche c'è sempre fatto. A scuola ero la classica sgridata perché durante le spiegazioni io non prendevo appunti, disegnavo. Però poi in realtà ancora adesso mi capitano lezioni del liceo in cui se io rivedo i disegni, io mi ricordo quel giorno che cosa stavamo facendo. Ah, ok. È quando dici la memoria visiva è Sì, quella cosa lì. E sì. adesso questa cosa, nel senso, casca abbastanza a fagiolo, no? Se parliamo di memoria visiva, tante opere d'arte, tra cui anche quelle di street art, insomma, no? Hanno un impatto forte nella percezione, no, di tutti noi, a livello visivo, sono come
praticamente dei landmark, no? Certo. E questo aspetto di memoria tramite l'arte all'interno delle città ti è capitato di doverti misurare a questo tipo di... Allora, guarda, quando nel momento in cui ho dovuto progettare un'opera di street art, non è tanto, onestamente non ho mai pensato a livello di memoria, cioè se è una cosa che effettivamente potesse rimanere nella memoria dello spettatore. Perché generalmente, ma in tutte le mie opere, io mi baso su quello che è la preesistenza, quindi più che altro la mia domanda è come posso calare un disegno, un qualcosa di estremamente colorato ed estremamente dinamico all'interno di un contesto urbano, quindi di un paesaggio, già di per sé con la sua identità. Secondo me non è vero che, ok, i non luoghi sono una bellissima teoria, a livello filosofico un bel posto da esplorare, però poi il non luogo fondamentalmente è un luogo in cui la gente riversa un qualcosa, anche il vuoto stesso. È come una tela bianca, diciamo. Esatto, no? Le tele bianche hanno il loro fascino. Quando tu inizi una tela, quando hai quel bianco davanti, non è facile, hai quel momento di... È letteralmente un muro. Sì, io la street art la vivo così, molto basata sul preesistente, soprattutto nella scelta cromatica. Mm-hmm. C'è un qualcosa, a me piace sempre proporre le mie opere con un qualcosa che dia l'impressione di essere sempre stata lì. Ok, quindi diciamo quando parlavamo di memoria visiva non è tanto un discorso di aggiungere memoria o come dire... Sì, aggiungere... Semmai non calpestarla. Non calpestarla e soprattutto non andare a ricercare per forza quella del futuro, ma guardare molto quella preesistente. Certo, ma perché poi io credo che tanto il contemporaneo è quello, cioè a me non piace tanto la prospettiva del futuro, cioè questa cosa del dover necessariamente prevedere tutti gli eventi di... Le cose avvengono. E quindi a me piace vivere tanto il presente, cioè, infatti la mia agenda è sempre molto incasinata, viene molto difficile tenere tutto sott'occhio e tutto controllato, perché poi gioca tutto il presente in realtà. Sì. C'è il caso, lo stare sul pezzo, ecco, secondo me la cosa difficile veramente è goderselo, questo stare sul pezzo con una certa libertà di improvvisazione anche. Potremmo dire che il futuro si fa in presenza. Di... Sì, il futuro si crea, non okay. Si prevede. Ok. Allora, io adesso vi farò una domanda che può sembrare una cosa proprio così di palo in frasca, però magari può tornare utile anche per spiegare la tua arte, no? Allora ti faccio una domanda che arriva al tema, però vuole andarci così facendo il giro largo, no? Va bene, vai. E quindi dimmi, secondo te, quali sono i luoghi comuni o gli stereotipi più comuni appunto sulla street art? I luoghi comuni alla street art? Beh... Il muro, no. No, i luoghi comuni alla street art... sicuramente il fatto che spesso definire artista di strada come esclusivamente artista di strada è un luogo estremamente comune, perché in realtà ad oggi molti street art di determinati livelli sono anche artisti in galleria, per cui sono artisti. Lavorare in strada è un'esperienza bellissima, devi avere un determinato approccio per poterlo fare, anche interpersonale, perché certo. Lavorare con il passante di turno che ti chiede che cosa stai facendo, o lavorare con la polizia che ti ferma e ti chiede ma signorino lei il permesso ce l'ha? Come sta guardando? Mi è capitato, guarda, che mi hanno fermato anche. Ah, sì? Sì, contatto di permesso e trabattello. Così, mi è venuto il dubbio. Sì, sì. Che poi la cosa divertente è che il collega di quello che si è fermato disse, ma in fondo se lavora con la tuta, il caschetto, il trabattello, tutte ste latte, ma forse uno che lo fa illegale non è che lo fa proprio così. Però sì, capita anche questo. È un grosso luogo comune della street art, secondo me, i temi
che possono essere toccati o non toccati. Ok, cioè, perché c'è anche questa cosa, no? Latente del fatto che la street artist, la street art, perdonami, deve avere quella componente di denuncia, quella connotazione di denuncia come... sì, la street art in teoria nasce così, cioè la prima street art era rivendicazione, era denuncia, la street art nasce con i tag, cioè alla fine... Ed è ancora così? Dipende, nel senso che se sei un artista che lavori con partita IVA, se sei un artista che lavori su commissione, ovviamente hai a che fare con la committenza, e la committenza ce lo insegna anche la storia dell'arte, che è comunque un vincolo, è un vincolo per i temi da trattare, cioè avere un lavoro commissionato spesso vuol dire avere un tema su cui lavorare, vuol dire anche avere delle regole, per esempio il politicamente corretto, per esempio il nudo. Sono una serie di vincoli. Molti richiedono, nel momento in cui ti approcci alla street art, che sia un qualcosa di comprensibile, di leggibile. È difficile sì, mantenere quello che è l'equilibrio artistico e l'espressione artistica, e quello che è poi l'accontentare o comunque riuscire poi ad avere la committenza, perché essere un professionista vuol dire anche questo. Chiaro. E adesso invece ti chiederò una cosa che magari è più provocatoria. Quindi, chiamandosi... Scusa, solo io spesso con le committenze litigo. Okay. Ah, litigo? Certo. No, io non sono il tuo committente, mi spiace. Io spesso con le committenze litigo perché... Da artista io cerco in tutti i modi di difendere l'arte. Per me non è neanche un litigio, no? Magari certe volte però sai, capita che no, capita di sentirti il no. Okay. Però capita anche di riuscire a far cambiare idea alle persone, cioè nel senso di aprire nuovi orizzonti e di trovarti davanti persone che dicono, ma sai che... Non è male impostata così. Sì, e poi sono le opere che in realtà funzionano. Cioè, ad oggi, se tu mi dici le tue opere, forse sono quelle che sono state più discusse prima. Quelle che funzionano meglio. Sì, quelle che funzionano meglio. E quelle che sono apprezzate poi anche dai residenti, perché fondamentalmente la street art, nel momento in cui è diventata arte pubblica, lo scopo era anche questo, cioè avere un occhio di riguardo per i residenti, per chi la vive, la strada e la città. Certo. Cioè lo stesso scopo della riqualifica urbana che si prefigge un architetto, nulla di più, nulla di meno. Chiaro, chiaro. Poi però mi piace molto questa cosa del fatto che quanto più un'opera non è stata discussa prima, quanto più viene apprezzata, perché vuol dire... Quando c'è comunque, anche se vuoi un conflitto, comunque c'è un confronto, comunque è sotteso un discorso di questo genere, no? E quindi è chiaro anche che è più facile che poi venga apprezzato, no? Poi, quindi è una cosa molto che mi ha colpito molto. E, riguardo invece, io ti volevo chiedere prima, chiamandosi street art, no? Mi è venuta in mente questa domanda quando hai fatto il discorso artista in galleria oppure di strada e quant'altro. Non è una contraddizione in termini se invece uno street artist espone in galleria o lavora in galleria? Allora, guarda, a mio avviso no, perché io che differenza c'è tra un artista che lavora su tela e un artista che lavora su pannelli? Tu lo chiameresti artista visivo. Ora, a prescindere dal luogo in cui io lavoro o espongo, sono un artista visivo e una cosa non esclude l'altra. Questi quadri lo testimoniano, cioè, anche perché la verità è anche questa, non è che sia sempre a disposizione un muro, un elevatore e il budget per creare di punto in bianco un qualcosa. Chi ha questa necessità, chi ha queste mani che prudono, poi effettivamente lavora su qualunque tipo di superficie.
per cui sempre artisti rimangono. Io conosco anche street artist che poi si buttano sulla scultura o sulla video art, perché no? L'artista secondo me è una totalità, fa tante cose, perché se sei veramente artista lo sei proprio nella vita, cioè anche fare un caffè quando sei un artista può diventare una pignoleria. E poi tra l'altro, adesso no, che mi hai dato questa risposta e abbiamo, diciamo, chiamato in causa, no, i tuoi quadri, correggimi se sbaglio, io poi noto anche che le opere di street art che hai fatto in giro per l'Italia, no? E poi come soggetti, come stile, non si discostano poi così tanto da quello che rappresentano questi quadri, o sbaglio? Sì, è vero. Nonostante i temi diversi, io da quando ero piccolina uso l'arte per parlare in codice. Tipo c'è stato un periodo della mia vita che sarà stato tipo il liceo, qualcosa del genere, in cui ero molto timida e avevo un sacco di problemi nell'esprimere, nel dire proprio le cose banali, cioè tipo dire ho sete. Dicevo ma così così sai, non, in fondo non ho così tanta sete. Sì. E in quel periodo mi ricordo che mi fissai nel disegnare dei pesci. E tu mi dici, ma perché i pesci? Perché io questi fantomatici pesciolini li vedevo come creature che poi in realtà vivevano gli abissi, che forse sono i luoghi più nascosti, cioè scoprivano segreti che noi spesso non abbiamo neanche il coraggio di indagare, però poi i pesci non parlavano, stavano lì, boccheggiavano e non dicevano niente. E chi mi era vicino e sapeva, quando iniziavo a disegnare troppi questi pesciolini, veniva e faceva sentire, Robba, ma che c'hai? Che devi dire? Per cui poi come soggetti è lì, cioè quando uno impara a decodificarmi, io ruoto sempre su quei soggetti. Okay. Ed è vero, ma penso che sia il mio modo di esprimermi. Sì, no, chiaro. Quindi diciamo una componente molto forte animale, diciamo. Sì, molto. Okay. Beh, la passione per la natura ce l'ho innata da sempre, per cui... Flora e fauna. Sì. Quindi anche botanica. Ci provo. Beh, non è facile, è più facile... Le piante, sì, è vero, le piante sono più impegnative degli animali. Forse perché siamo animali anche noi e riusciamo a capire meglio. Certo, loro parlano. E loro parlano quantomeno. E, va bene. Allora, un po' l'abbiamo snocciolato così all'inizio, il rapporto tra arte e architettura, soprattutto calati in un contesto urbano. Però secondo te qual è la funzione effettiva che può avere un murale, cioè un fianco di un edificio che nel giro di poche settimane viene decorato con un viso, con un qualcosa. Come può portare effettivo beneficio al contesto intorno? E se sì, come lo porta? Allora, ammesso che sia un viso, perdona. No, un viso, una qualunque. Guarda, io credo che in un mondo in cui siamo veramente sotterrati da quelli che sono cartelloni pubblicitari, di propaganda, ma anche soltanto a volte segnaletiche estremamente pesanti da un punto di vista visivo, è anche vincolanti, come se un pochettino si perdesse una certa poesia. Ecco, allora lì una parete realizzata con arte riesce a portare quella ventata di diverso, ma c'è anche altro, c'è anche il bello. Sì, probabilmente a volte è effimero, d'accordo, però è un valore aggiunto. Ok, perché diciamo... Cioè non è una decorazione, stiamo parlando di opere d'arte,
con la forza che si porta dietro un'opera d'arte, che sicuramente non è quella del cartellone pubblicitario, nonostante ci si lavori tanto e cioè, hanno questo scopo i cartelloni pubblicitari. L'arte è un modo di dire le cose estremamente delicato, tocca delle corde che non si possono toccare in altri modi, quindi che sia il murales, che sia anche il musicista di strada. Cioè, io penso che camminando in una grande città, beh, la differenza tra un violinista, un chitarrista beccato lì e una musica lanciata a palla da uno stereo, toccano corde diverse, cioè è il bello dell'avere davanti qualcosa di autentico ed irripetibile, perché poi sai che è solo lì. Certo, no, sì. E soprattutto è fatto, diciamo, da persone. E Sì, quindi c'è un lato umano umano, certo. preponderante che, diciamo, il cartellone pubblicitario, diciamo, c'è un po' di No, meno, ecco, sì. perché c'è Cioè, dell'umanità anche anche lì. perché ad oggi siamo coscienti che nel momento in cui guardiamo una pubblicità, un cartellone pubblicitario, c'è del costruito dietro. Eh sì, c'è Cioè, dell'arte anche lì. non, sì, c'è dell'arte anche lì, c'è uno studio ben preciso, ma noi lo sappiamo, cioè Esatto, e inconsciamente ce noi siamo, l'aspettiamo, sì, ok? ci aspettiamo il tranello. L'arte può nascondere tranelli, ma li traduce e gioca con i È tranelli. come se quel tranello puoi fartelo tuo, Sì. diciamo. Ok. A proposito, prima hai detto la parola propaganda, a me non mi sfugge niente. diciamo, si può riallacciare facilmente. In maniera abbastanza intrigante con il discorso di committenza che facevamo prima, no? E quindi anche ha spesso intrecciato con la politica questo tema. Quindi può esserci una determinata committenza che vuole veicolare dei determinati temi che sono già quelli, e quindi con un Sì. insieme di valori che sono già decisi a monte, prima di contattare l'artista magari, no? Certo, ma molti tra l'altro non sono segreti, basta controllare bandi pubblici o cose del genere, che poi più che valori politici sono, cioè non so se definirli proprio politici, però sono. Io lo definirei buonismo, onestamente, penso sia la parola adeguata. Per esempio, il tema ecologico, andiamo su un tema importante, assolutamente. Mi piacciono gli animali, mi piace la natura, non posso dire che l'ecologia non sia importante. Diventa ridondante quando è proposto contemporaneamente ovunque. Cioè, quando per un periodo tutti i murales possibili che hanno tutti quanti da dire su quello, solo su quello, ci sono temi che non vengono assolutamente toccati nella street art, cioè esistono dei tabù, mi pare di averlo detto prima, Sì, per ad esempio esempio il il nudo, mi nudo, il ricordo. nudo non, ci sono dei bandi in cui è espressamente scritto nero su bianco che il nudo non è accettato. E quando ti ritrovi, diciamo, entro questi cardini, no? O limiti, come a seconda di, no? Da che sfumatura, no? Uno li vuole dare, senti, come dire, un po' costretta alla tua libertà di, no? Di artista, Allora, oppure guarda, io sei in realtà un più. po' mi diverto, proprio perché utilizzando il linguaggio in codici non ho la necessità di fare un seno nudo per arrivare a parlare di nudo. Posso però fare un qualcosa di estremamente sensuale, cioè mi piace anche poi diventare. Allusiva, Sì. diciamo, ok. Per cui forse questa è una cosa che ho imparato dall'architettura, il fatto di capire cosa vuoi, ma farti una proposta in base alla mia sensibilità, ai miei gusti artistici. Certo, sì, questa è proprio una O cosa molto bella. mettere, sì, vabbè, poi anche questa è un classicone, il fatto di inserire magari qualche dettaglio che tu lì per lì Ah, non lo easter egg, noti, diciamo. poi però sotto c'è qualche altra storia. Si può giocare in questo modo. Dipende dall'artista, ovviamente. Ok. E
Dopodiché, come dire, esiste un progetto, magari tra quelli passati, poi dopo andiamo nel presente senza dire futuro, magari andiamo più nel presente, però di quelli passati c'è qualcuno che ricordi con particolare affetto? Oh, guarda, a me è piaciuto tantissimo lavorare l'anno scorso ad aprile nel comune di Brancaleone, sulla parte ionica della provincia di Reggio Calabria. A parte l'entusiasmo di un'intera comunità perché dovevamo realizzare questo murales, che è stato veramente bello. Io mi ricordo il primo giorno di lavoro, persi tantissimo tempo a bere un sacco di caffè con chiunque, perché venivano là sempre col caffettino e quelle parole spese con i passanti, che poi secondo me è il bello del lavorare per strada, questo fatto che si è tutti coinvolti, tutti curiosi. E poi una cosa che ricordo veramente con tanto affetto, perché il tema di questo murales era la mitologia, quindi i miti calabri sulla costa ionica. Ovviamente c'è. Com'è il titolo di questo, come si chiama? L'opera si chiama L'amor profano, e sostanzialmente questo incrocio tra il tema della mitologia che era richiesto dal bando, era un progetto annesso a un bando di street art indetto dalla città metropolitana di Reggio Calabria. E la richiesta dell'amministrazione locale di inserire il gelsomino, perché in questo paese c'era la tradizione delle gelsominaie, cioè queste donne che raccoglievano questi fiori di notte. Allora lì è partita tutta una caccia alla storia del gelsomino. Il gelsomino è uscito fuori che era il fiore sacro a Venere. Ok, ecco, me l'aspettavo un po' di mitologia dietro questa Sì. tradizione. E quindi poi alla fine uscì fuori questo busto di Venere nuda, ma con la mano sul seno, per cui il nudo l'abbiamo arginato in questo modo, con il volto coperto da un'ala di cigno, che è l'uccello simbolo dell'amore, anch'esso sacro a Venere, e questo stelo di gelsomini. Mentre stavo lavorando è arrivato il classico bambino col Super Santos sotto in braccio e chiedendosi: ma che stai facendo? Allora io tutta lì a spiegare il mito di Venere del gelsomino. Dopo un po' sono ripassato questo ragazzino col solito pallone e gli amichetti. Eppure loro: sì, ma che cosa sto facendo? No, allora ve lo dico io. Perché il gelsomino Venere. Ed è stato molto carino, anche perché, cioè, vedi, poi è questo il bello della street art. Che genera questa Sì, questa partecipazione? partecipazione, e può generare anche tanta cultura. Eh sì, non sono due cose, diciamo così, disgiunte, Assolutamente, no. assolutamente. Ah, niente, sono rimasto folgorato dall'immagine dei bambini. Poi, tra l'altro, quando hai detto dei caffè, io non volevo immaginare come stavi verso le 5, 5 di Oh pomeriggio sì, con ma tutti poi quei. io guardo soprattutto quando il tempo, il meteo lo consente, io faccio le maratone, nel senso che arrivo in cantiere verso le 6:30, così alle 7, concordato con l'operaio, di solito chi manovra da sotto, alle 7 si inizia. Spesso poi con l'operaio tiro fino alle 5 del pomeriggio, orario da cantiere, per poi rimanere io lì da sola a farmi le parti basse fino alle 9 di sera. Per cui sono veramente maratone, i caffè sono Ah, ok, apprezzati. benzina, diciamo. Sì. Dunque, quindi diciamo il rapporto con la committenza, tutte queste dinamiche che abbiamo snocciolato, diciamo, prima sono delle, come dice, una sorta di linguaggio, no? Le affronti come un linguaggio, nel senso proprio quasi un parlato grafico, però diciamo un Sì. parlato grafico. Ok. E poi, dunque, questa è invece una domanda, diciamo, ricorrente, no? E
ci sono, per quanto uno può amare il proprio lavoro, ci sono comunque degli aspetti che piacciono di meno, come invece quelli che ti fanno impazzire. E, qual è per te il momento che ti fa impazzire quando fai un nuovo progetto, e qual è invece quell'aspetto che magari è ricorrente, che però invece è una seccatura, proprio magari anche dal punto di vista organizzativo? Ok, ora le risate sono concesse. Che sa, la parte che amo di più, a me piace creare, quindi io in realtà dalla progettazione alla realizzazione, quindi che sia lavorare al PC per realizzare, che sia il rilievo dell'area, che sia poi effettivamente lavorare su tela, lavorare sul muro, sporcarsi di colore, mi sta benissimo. Ok, salotto, habitat. Sì, è così. La parte che detesto di più, mamma mia, quando devo mandare tutti i documenti, cioè anche soltanto che dici bellissimo, finalmente è arrivato il momento in cui mando l'IBAN, ma mettiti lì e copia tutte le cifre, manda i documenti corretti e controlla di aver fatto tutto bene. E magari mettici pure una spruzzatina di ansia che magari non... Sì, perché poi io, secondo te, io non ho mai sbagliato, ovviamente, ho anche fatto questo tipo di errori. Allora sì, quello è veramente... cioè la parte noiosa, la parte burocratica, quella... Ok. Non, a meno che non sei un economista, non penso che piaccia a nessuno, eh. Cioè se sei artista fare queste ma cose, guarda, qua... secondo me neanche agli economisti piace, non perché magari non gli piace il proprio lavoro, però ci sono delle cose che comunque sono ripetitive, che magari non c'entrano neanche niente con l'economia, secondo me. Però no, insomma, secondo me pure a loro gli scoccia fare una fattura, per dire, è una cosa che... e compilare, lasciamo stare. Sì, è mentalmente stancante. Dunque, poi un'altra domanda che faccio sempre verso la fine è, come abbiamo detto all'inizio, qui è un progetto di interdisciplinarietà, no? Nel tuo lavoro, anzi prima, che cos'è per te l'interdisciplinarietà, la tua personale interpretazione di, come significato, e poi quando ti capita di incontrarla, magari lavorando, quando ti dici... sono di fronte a una situazione di... Allora, guarda, io onestamente per il lavoro che faccio, può sembrare strano, io sono costantemente a contatto con l'interdisciplinarità. Uh-huh. Esempio banale, devi disegnare un airone cenerino, uh-huh, e tu devi avere delle basi di anatomia, uh-huh, dell'airone cenerino. Devi miscelare dei colori, devi sapere che cosa stai andando a fare, come lo fai, perché lo fai. È vero, c'è il margine di improvvisazione, però io in questo sono puntigliosa, quindi alle spalle c'è sempre uno studio. Quando lavori con i simboli ti devi informare se qualcun altro li ha usati e come sono interpretati poi a livello storico. Mm-hmm. Secondo me l'interdisciplinarità è questo. Quando lavori come artista, un minimo di veramente legislazione e burocrazia la devi avere, come in tutti i lavori. Delle nozioni. Sì, cioè, io almeno il mio lavoro lo vivo così, per cui non ho delle barriere sulle discipline da affrontare, anzi mi diverto un sacco a spaziare. Uno degli ultimi acquisti nella mia piccola personale biblioteca sono stati dei manuali di anatomia del cavallo, mm-hmm, per dire. Certo. Sono manuali di veterinaria, però chi se ne frega che sono di veterinaria, cioè il bello è anche questo. E per me l'interdisciplinarità è uno stile di vita. Okay. Cioè si parla tanto di essere multitasking, di avere un'infarinatura di tutto. Beh, se la vita si affrontasse così, anche con un po' di puntiglio nelle cose, forse ne usciremmo una generazione sicuramente più informata e più preparata proprio a vivere il quotidiano, perché poi sono cose che ti tornano utili. Diciamo con una certa versatilità. Anche, sì, no? Vabbè, bisogna avere una mente dinamica. Cioè io, questa è una... è una convinzione non lavorativa, è proprio uno stile di vita. Sono una persona curiosa e lo sono sempre stata.
ho affrontato così l'università, ho affrontato così il liceo. Ho perso molto tempo perché magari anziché studiare quello che mi veniva richiesto, poi in realtà facevo tutt'altro e leggevo tutt'altro. Però con gioia. Certo, è la cosa più importante. Sembrerà una cosa fatta, frase fatta, diciamo, però come fai a dire il contrario? Non si può. Parliamo del presente adesso. Cosa bolle in pentola? Cosa bolle in pentola? Beh, sicuramente mi sono finalmente impuntata sul voler presentare una serie di collezioni di tele, quindi di un qualcosa senza committente, che mi sta portando via tanto tempo con risultati discreti. Spero in primavera insomma, di mostrarvi quello che Ok, sto combinando. lo mostreremo. E, va bene. A questo punto io ti ringrazio. Ringrazio io voi. Io spero, insomma, di essere riuscito a dare un affresco, no, a chi ascolterà questa puntata e a chi la guarderà. Un affresco comunque significativo. Comunque, per qualsiasi eventuale contatto, diciamo, Roberta Fiorito, mettiamo in descrizione, contatti e quant'altro. Quindi Roberta Fiorito era qui a questa ultima nuova puntata del podcast. E grazie a tutti. Alla prossima. Ciao!